Luciano Surace. In qualità di presidente del Comitato di quartiere Il Popolo di Archi, ringrazio e porgo il mio affettuoso saluto al presidente di questa consulta, Emilia Condarelli. Con lo stesso affetto saluto tutte le donne presenti, assessori e colleghi. Da quando il Comitato di quartiere Il Popolo di Archi è entrato a far parte di questa consulta, ho l'onore e l'onere di partecipare alla prima seduta. Vorrei ricordare a me stesso che le consulte tematiche nascono ai sensi del regolamento degli istituti di partecipazione popolare e partecipazione è sinonimo di attività, non di passività. La stessa attività che il popolo esige dal sistema che ci governa, dagli amministratori, dai propri rappresentanti popolari quali noi siamo. Le competenze di questa quinta consulta tematica, città metropolitana e decentramento, sono affari istituzionali, città metropolitana e decentramento, controllo enti partecipati, sicurezza e legalità. Sebbene non abbia nulla in contrario, ma anzi reputo sia un valore aggiunto la presenza di alcuni assessori, il cui ramo amministrativo non è in linea con le competenze di questa consulta, ad eccezione dell'assessore che è in capo alla delega sicurezza e legalità, ad oggi risulta difficile individuare gli assessori con cui dovremmo avere un'interlocuzione istituzionale, non occasionale, ma proficua. O forse dovrei pensare che l'intero impianto amministrativo delle consulte tematiche avrebbe necessità di una riforma amministrativa, e nella forma e nella sostanza, un impianto questo con le fondamenta di argilla, perché edificato male in fretta e soprattutto perché ancora oggi non si è fatto nulla per fortificarlo e renderlo costruttivo e partecipativo. Concluso il preambolo, entro nel vivo delle materie per le quali oggi sono chiamato a relazionare. In questa assemblea dispiace che non sia presente il presidente della seconda commissione consiliare, la quale ha tutte le competenze di questa consulta. L'ambito principale per il quale sono chiamato a chiedere la vostra attenzione riguarda la cultura e, nello specifico, il patrimonio storico-culturale e quello turistico-balneare di Archi, i quali potrebbero rappresentare un importante traino economico e sociale e morale per tutto il territorio. Prima che Archi subisse il devastante processo di urbanizzazione, vi erano dei borghi che ne rappresentavano la natività della popolazione, Borgo Collina, Borgo Adamo. Presenti nelle omonime zone collinari, il primo disabitato e il secondo ancora in vita precaria. Tra gli edifici storici nel nostro territorio si annoverano i fortini di Pentimele, costruiti poco dopo la metà del Cinquecento e riedificati alla fine dell'Ottocento, la chiesa di Sant'Antonio Abate, che rappresenta l'unica grande struttura della città in cui si concretizza la fusione tra lo stile del neoellenismo bizantino e romanico-normanno. Pentimele è la località balneare più importante in città. In questa località vi sono presenti il Circolo Tennis Polimeni di importanza nazionale, il Palla Pentimele, il più grande palazzetto della Calabria che ospita le più importanti manifestazioni sportive e non solo. La struttura fieristica del Parco Fiera Pentimele, oggi nel degrado totale, il Circolo Nauto, quella motorizzazione civile, in ultima costruzione, dei centri sportivi polifunzionali lungo la costa. I due borghi, i due edifici storici e la località balneare di Pentimele richiedono azione e partecipazione perché potrebbero essere una fonte di attrazione, di investimento e di occupazione, ma soprattutto potrebbero costituire finalmente l'identità del territorio. Per questo sarebbe opportuno che questa amministrazione coinvolgesse in maniera programmatica il comitato di quartiere, con incontri dedicati tra noi, l'assessore competente, il presidente della commissione preposta e soggetti terzi. Gli altri interessi della popolazione di Archi, che come comitato qui rappresento, riguarda la scuola e più in generale l'istruzione e l'impiantistica sportiva scolastica. Vado avanti, vi risparmio diciamo, quali sono le scuole. Ad Archi abbiamo la scuola Clearco, su un asilo nido comunale, abbiamo degli edifici abbandonati, tra cui l'ex facoltà di giurisprudenza, una vecchia scuola elementare. Ma nel campo dell'istruzione il comune è impantanato, nulla è previsto per l'istruzione parentale, che pure è riconosciuta e dalla Carta Costituzionale e da miriade di normative. Pertanto è necessario che il comune ascolti le famiglie e il gruppo informale cui queste famiglie hanno dato vita, denominato Istruzione Libera Reggio Calabria, nato pochi mesi fa, che, rivolgendosi al nostro comitato, ha la necessità di essere coinvolto nel dialogo.
Anche per questi aspetti, quindi le strutture sportive e la scuola, vale quanto detto prima. L'amministrazione ha come unico referente nella zona di Archi il nostro comitato, il quale rappresenta gli interessi di tutto il territorio della decima circoscrizione. Non considerare questo contribuirà a tenere isolata la nostra periferia ancora per tanti troppi anni. Mi avvio alle conclusioni. Ricordo che è ancora pendente la petizione, ai sensi degli istituti di partecipazione popolare e dello statuto comunale, con la quale si chiede la revoca dell'ordinanza 175/2016 in merito ai divieti di sosta presenti ad Archi, Gallico e Catona. Già ben due volte relazionato sulla questione nelle commissioni consiliari preposte, in una di queste anche alla presenza del comandante dei vigili urbani e dell'allora assessore a ramo, oggi sindaco facente funzione. Allacciandomi ad una parte del mio preambolo e volgendo il mio discorso verso la conclusione, reputo necessario considerare che si debba avviare un processo di riforma del regolamento degli istituti di partecipazione, soprattutto per cancellare definitivamente sia l'improvvisazione con cui è stato emanato, sia l'imbarazzante impreparazione con cui nei mesi precedenti si voleva riformare. A tal proposito, le nostre osservazioni sono che la riforma delle consulte tematiche debba avere un percorso condiviso e trasparente tra i soggetti interessati, assessorati, commissioni, consulte, cittadini, che sia compito delle commissioni consiliari preposte la redazione autentica e originale del regolamento e che questo tenga conto dell'identità istituzionale del Comune di Reggio Calabria, della identità del territorio, dell'identità del popolo, che i tempi della predetta riforma siano consoni con la delicatezza della tematica e che la riforma non si consumi in maniera frettolosa, così come frettolosa è stata l'emanazione del regolamento istitutivo delle consulte, di cui oggi ne paghiamo le brusche conseguenze, che in realtà, in linea di principio, le stesse consulte suggeriscano i parametri entro cui le commissioni debbano operare per la redazione della bozza. A proposito della sede da destinare alle consulte, aprendo un attimo, ricordando un attimo l'articolo mezzo stampa che era stato pubblicato nei mesi precedenti, riteniamo che né i presidenti né i componenti accettino la sede dell'ex circoscrizione del quartiere Tremulini, in quanto la stessa né presenta spazi idonei e sicuri per ospitare le sedute delle consulte, né è funzionale all'esistenza e all'operato delle consulte. Che il Palazzo Comunale sia l'unica sede istituzionale deputata alle sedute delle consulte, all'interno del quale va individuata una sala consona, valga pure l'aula consiliare. Grazie. Allora, grazie per l'intervento.